Dai presidi nei principali poli ospedalieri per accendere i riflettori sulle lunghe liste d'attesa in Puglia fino all'analisi delle politiche per l'invecchiamento attivo. Queste alcune delle tematiche con cui si è aperto il 14° congresso del sindacato pensionati italiani della CGIL. Inevitabili le analisi sulla complessa situazione indotta dalla pandemia subita più di altri proprio dai pensionati. La sanità è il problema fondamentale, la storia delle liste d'attesa sta a dimostrare che è una tragedia che va affrontata, che vanno date risposte, perché le persone hanno bisogno di risposte per acquisire anche la percezione dei risultati. E poi tutto il processo, come dire, riguardante i servizi sociali, di come l'anziano deve essere garantito anche all'interno della propria abitazione, penso all'assistenza domiciliare integrata, ad affrontare le nuove sfide, quelle della domotica, la telemedicina, il telesoccorso, cioè gli anziani anche in casa devono sentirsi più sicuri. Dati allarmanti anche dal fronte delle pensioni con indennità medie mensili che oscillano dai 980 euro per chi ha versato contributi con il sistema misto fino a raggiungere i minimi al di sotto della soglia di povertà. Per cui c'è bisogno che le risorse vengano destinate per tutelare i cittadini sia al nord che al sud del paese e c'è bisogno di farlo con i servizi pubblici, evitare di allontanare le persone dal servizio sanitario con le liste d'attesa, che è un tema che riguarda maggiormente il sud, ma che ormai è un tema che riguarda anche il nord e il centro del paese. Dal fronte pensionistico c'è anche un forte problema legato a quello che saranno le pensioni per i più giovani. Abbiamo ascoltato dati allarmanti, si parla di pensioni da 370 euro. Qual è la strada da seguire per provare ad arginare questo fenomeno? Ma la strada principale da seguire è dare un'occupazione ai giovani stabile e ben pagata, diversamente da quello che c'è oggi, di un sistema di lavoro precario, saltuario, frammentato. Del resto noi siamo molto attenti a quanti immigrati arrivano e scarsamente attenti a quanti giovani se ne vanno dall'Italia.